Bella, 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 tutto bene? Oggi ragazzi siamo ritornati su Coral MC e indovinate un po'? È giunto il momento di postare uno dei vostri video preferiti. Come ben sapete vi sfido sempre, perché prima di iniziare con il video vorrei vedere quanto siete veloci a mettere like prima che giustamente io entri nell'SMP. L'hai fatto? Fammi sapere nei commenti se sei stato abbastanza veloce, però in caso contrario, bro, devi migliorare. Devi essere più reattivo, dai, forza! Oggi, ragazzi, siamo ritornati nella Coral SMP a fare i nostri fantastici troll. Io sapete una cosa, ragazzi, adoro questa tipologia di video perché in questo momento, come ben sapete, nessuno sul server sa che sono online, perché sono in Vanish. L'intento del video sarà quello di trollare il più numero di giocatori possibili per vedere la loro reazione. E vediamo un po' cosa riusciremo a combinare in questo video. Quindi forza, un bel like se vorreste il continuo di questa serie. Ma detto ciò, andiamo a prendere la nostra prima vittima. La primissima persona che andremo a trollare fa parte del mio clan. Esatto, andremo a trollare Alessia Ita, una delle persone più attive del mio canale YouTube, che commenta sempre i miei video e quant'altro. Lei in questo momento non mi può vedere e sta alla ricerca di diamanti. Però se dovessi, tra virgolette, benedirla mettendole così tanti diamanti da confonderla, quindi mettiamo tipo diamanti qui dietro, 1, 2, 3, poi qui dietro ancora, facciamo tipo 1, 2, 3, 4, poi mettiamo altri diamanti qui, tipo lei dovrà impazzire, dovrà dire così tanti diamanti che dirà: ma che carpi sta succedendo? Guardate, guardate, ok, ok, sta impazzendo, guardate, guardate, guardate. È confusa, si è fermata un attimo. Ma perché? Dove è finita? Alessia, no! E tutti questi bei diamantini? Li devo togliere quindi adesso. Uffa. Oh, è rientrata. Non dirmi che crede che in questo momento la sua texture pack si sia glitchata. Come ben sapete, nella Coral SMP esiste l'anti-X-ray, sarebbe tipo l'anticitta. Ed ogni tanto si bugga. Non nel senso che si rompe, ma vi fa vedere cose che non esistono. Penso che tutti ci siamo passati su quel punto. Pure io. Quindi ora Alessia è confusissima. Si sta guardando attorno. Si sta chiedendo: ma com'è possibile che io mi sto vedendo così tanti diamanti? Guarda, non ti preoccupare, te ne metto altri. Guarda, te ne metto qui, te metto qua, metterò altri diamantini qui. Faccio tipo una sorta di L senza farmi vedere. Perfetto. Guardate, guardate, guardatelo. Che ora si girerà. Diamanti qui. Vai, vai, diamanti lì, bravissima. E magari metto dei diamanti, tipo esposti così, e faccio una vena assurda di diamanti, tipo 45.000 diamanti, e lei non capirà più nulla. Vediamo, dov'è? Eccola lì, non devo farmi vedere. Non devo farmi vedere mentre faccio questa cosa, vediamo. Ok, lì, sta prendendo degli altri diamanti. Ora le faccio una vena assurda di diamanti, lei non ci capirà più nulla. Riesco a mettere un diamante qui, vediamo. Fatto, let's go. Ora Alessia, che succede? C'è qualcuno, ma chi è? Chi è questo? Ma... Ale Prostella, ma sta in clan con me questo? Penso di sì, perché sembrano abbastanza tranquilli loro due. Pure tu, Ale Prostella, vuoi essere benedetto? Che sta succedendo qua? Riesci a scavare i diamanti o no? Attenzione, Alessia, Alessia, ci sta uno scheletro, Alessia! Alessia! Damn, Alessia è immune dallo scheletro! Damn, Alessia! Damn! Damn! Alessia, ragazzi, ha la mascherina. Damn, ok, croccante. Ok, ragazzi, è andata, è andata. Scavando la vena assurda dei diamanti. Oh mio Dio. Si è girata tipo bruh. Oh mio Dio, non finiscono più. Oddio, perché li ho raccolti? No, 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 li devo buttare giù per terra. Perfetto, ecco qua. Oh mio Dio. Tutto bene, Alessia? C'è qualcosa che non va? Ok, altri diamanti. Ne ha trovati così tanti, veramente, che non ci starà più credendo. Devo fare assolutamente un'altra vena assurda. Vorrei farla nei loro paraggi. In questo momento hanno finito questa zona. Bene, ora farò tutta questa zona qui piena di diamanti, prima che loro vengano qui. Guardate qua. E poi tappo bene con la Deep Slate, così sembra tipo una generazione naturale. Vogliamo un po' la zona. Ok, stanno arrivando? Forse no, forse sì. Vediamo. Ci stanno altri diamanti qui, non l'avete preso? Ecco, esatto. Tempismo perfetto. Ok, si stanno avviando verso questa zona. Diamanti dietro. Vabbè, ma c'è la X-ray. Alessia dietro, creeper! Damn, reazione. E adesso diciamo che è abbastanza palese, dai. Come fai a non capire una cosa del genere? Quanti diamanti? Si è spaventata, si sta spaventando. Sto confusa, Alessia. Alessia, tutto bene, Alessia? Tranquilla, no, no, non ti preoccupare, no, non ti preoccupare. È del tutto normale, sì. Quello non è normale. Quello non è normale, però lo potrei rendere normale, sapete? Creeper. Perché giustamente troppi diamanti significa troppi creeper, giusto? Vai, scendi creeper, non guardare me. Non guardarmi, scendi, scendi, scendi. Devo spaccare sotto, ok? Facciamo così, tipo, mettiamo vari creeper. Boom. Uno. Vai, in fila. Oddio! Due. No, è morto l'altro. Devo metterne uno che scende lentamente da qua, ok? Ne metto tipo uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque creeper.
Mettiamo zombie, quindi facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5 zombie. Mettiamo skeleton. 1, 2, 3, 4, 5. Ne metto tantissimi, non mi interessa. Gli scheletri ne metto tantissimi. Via, vediamo un attimo cosa succederà qua. Alessia sta scappando, se la sta dando a gambe. Alessia sta cercando di sopravvivere in tutti i modi. Ce la farà? Oh mamma mia, lo stanno sballottando ovunque. Manco fosse una pallina da ping pong. Cosa succederà? Alessia, Alessia, proteggi il tuo amico. Alessia, scappa, scappate, via, via, via. Alessia, sei in full netherite, difendilo, poverino. Questo povero cristiano che non ha quasi nulla. Alessia, Ita, vediamo cosa c'hai. Cioè, guardate, frot 4 in 3. Alessia, sei viziata. Ti hanno viziato. Guardate quanti diamanti c'ha. Ale Prostello, vediamo un attimo il suo inventario. Lui non è messo bene quanto Alessia. Cioè, guardate, la sua armatura è ancora liscia. Però stanno combattendo. E se in questo momento, magicamente, per puro caso, dovesse spawnare uno dei mob più pericolosi di Minecraft... Mi sono preparato il comando apposta, perché lo andrò a mettere qui. Metterò la Skulk Catalyst, ok? Così sembrerà che loro si stanno dirigendo verso il Deep Dark. Ok, quindi la metto qua. Metto un altro qui. Metto un altro qui. Metto un altro qui. E ogni volta che un mob andrà a morire, ok, mettiamo Bottle of O Enchanting, vediamo. Spawneranno cose strane. Quindi vediamo. Funziona? Ah no, deve proprio morirci un mob. Qua sta succedendo di tutto. Magari metto uno Skulk Catalyst qui, vediamo. Se riesco in tempo, boom, fatto. In teoria, ecco, let's go. Oddio, oddio. Il mondo è infetto, ragazzi. Il mondo è infetto. Ne metto un altro qui. Espono altri scheletri. Non la dovranno passare liscia. Guardate. Un altro qui. Perfetto. Ne metto un altro qui. Oh, mi hanno visto? Ok, no, non mi hanno visto. E ora, momento della verità. 3, 2, 1. No, è morto. Alessia scappa, Alessia scappa, Alessia scappa. Warden ce l'aveva con... non ce l'aveva con lei, ce l'aveva con l'altro dietro. Ok, forse qui ho esagerato un pochettino. Il Warden è stato un po' troppo. TP Ale Prostella, Carpinnit. Perfetto. Prendi la roba e scompari, ti prego. Slash spawn Ale Prostella. Vai allo spawn, veloce. Via, via, vattene, vattene. Via, vattene. Ti difendo io, ti difendo io, ti difendo io. Scappa però. Scappa. È nulla, bro, è nulla, bro, è nulla. Io ti volevo salvare, bro. Scappa, 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 scappa. Non farti vedere, non farti sentire, non farti annusare. Corri, corri, che c'è il Warden che sta arrivando. Corri, bro, corri, spawn, spawn. Fai spawn. Fai spawn. È nulla, non ce la fa sto ragazzo, ragazzi. Chiudiamolo dentro, ok. Ok, la nostra primissima vittima è stata sia ricompensata che trollata. Direi di andare alla prossima. Le nostre prossime vittime saranno Avocadina 42 e Tonix. Bene, perfetto. Ora, come abbiamo fatto nello scorso troll, mettiamo d'oro, come si chiama? Ring? Oddio, non ricordo più. Come si chiamava in inglese? Bell, penso che si chiamasse Bell. Bell, eccolo qua, esatto. E ora, vediamo un attimo se riesco a trollarli malamente. Tipo così. Hanno sentito qualcosa? No, sembrerebbe di no. Vediamo. Io spammerò continuo. Oh. Ah, ma c'è un'altra campana qui. È impazzito, è impazzito. Si sta picchiettando attorno. Avocadina, che fai? Io quando scaccio le mosche d'estate. Mettiamo un bel jukebox e mettiamo il CD corrotto. Disc. Mettiamo il disco 11. Croccante. Allora, devo trovare una zona nascosta. Qua c'è una stanza nascosta? No. Magari se vado tipo qui. Io lo metto qui dentro nel muro. Perfetto. Veniamo qua. Boom. Posto, chiamo. Veniamo. Oddio. Ecco, stanno impanicando, stanno impanicando. Oh mamma mia. Brutto catarro. Avocadina si è preparata alla guerra, guardatela. Ha alzato lo scudo, pure Tonix adesso ha alzato lo scudo. Hanno paura, hanno paura. Ok, togliamo il disco, togliamo il disco. Basta, 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 basta. Shh, stai zitto. Ma perché? No! Oh, mamma mia. Hai rischiato di rovinare l'intero tuo orto. E se mettessi un axolotl? Summon axolotl. Vorrei tanto vedere la reazione dei giocatori quando spawna un axolotl, quello azzurro. Avete presente? Quello rarissimo. So che è tipo una rarità assurda. E vediamo un attimo la reazione di questi ragazzi. Name tag. C'hanno una incudine qua. Eccola qua, sì. Ciro. A posto. Hanno sentito il rumore dell'incudine. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Ok, Ciro. A posto.
Adesso avete un animale domestico di nome Ciro. Quindi vi ho trollati un pochettino, però allo stesso tempo vi ho ricompensati con un bell'animale. E detto ciò, non vorrei perdere altro tempo perché dobbiamo trollare la nostra prossima vittima. Dunque ragazzi, siamo giunti qui dalle nostre vittime. Sono ben tre stavolta. Abbiamo qui Yellow Duck 420. Poi abbiamo Didi Killa. E poi abbiamo anche... Cillo Sibon. Ok, bene, abbiamo loro tre. Ora, cosa succederebbe se di punto in bianco dovesse cadere un incudine dal cielo? Così a caso. Sbaglio, una trappola. È una trappola questa, sbaglio. C'è qualcuno qui. Stanno tipi trappando. Ah, ma se ti trollassi io invece? Ti metto tipo una bella incudine in testa, tipo così. Vediamo. Pronti? 3, 2, 1. No, sei glitchato. Ok, a posto, si è salvato. E ora cadrà un anvil dal cielo. Perché sì, lo voglio. Oh, fermi. Oh mamma, oh mamma, oh mamma. Ma che stanno giocando le Bedwars, scusami. E nulla, GG, è finita male per lui. Qua invece l'anvil è caduta, eh? Ok, penso di sì. Si stanno guardando in cielo del tipo, ma che cosa cavolo sta succedendo? Ok, un anvil qua che cade dal cielo. Mettiamola qui e boom. Lasciamola libera. Vediamo un attimo cosa succederà. È una bella giornata, vero Didi Killa? Nessuno se n'è accorto? No, dai, è impossibile. Ok, sì, se n'è accorto glielo dacca. Facciamo così ora. Mettiamo un anvil così. Up uno. E metto tipo... Gente qui. Ma c'è proprio una vera e propria ribellione qua. Che casino. Fermi. Mettiamo un po' di anvil nel mentre, va. Perfetto. 3, 2, 1. Let's go. 4 anvil in arrivo al binario. Ma! Oddio! Gli hanno chiesto English o Spanish mentre era in aria. E nulla. Loro sono confusissimi perché vedono anvil cadere. Immaginate, ora piove un warden. Sapete una roba? Spawn un warden adesso. Lo spacco. Vi consiglierei di scappare. Vi ci ho messo un po' a realizzare. Cosa cavolo è successo? E nulla, ci sta un warden. Oddio, c'è un VIP qua. Aia, aia, aia. No, no, via, corri, corri, corri. Non provate a sconfiggerlo. No, no, sei pazzo. No, non è stato il warden ad ucciderlo, ma è stato lui. Che sta facendo? Crystal PvP contro il warden. Damn! Che knockback gli ha dato. Tira una perla, bravo. Perfetto, bravo, 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 bravo. Attenzione, il warden ce l'ha con lui, quindi teoricamente lo possono uccidere. A meno di killa, se si attiva lo può uccidere. Sono veramente curioso di vedere come lo andrà a sconfiggere questo warden. Guardate, lo sta pushando. Mi sa che scappa, mi sa che scappa, vediamo. Bro. Aia, bro, bro, bro. Bro, oddio, ma sta rischiando tantissimo. Ma che scopo. Cosa succede qua? Ribellione? In tempo reale? Attenzione, attenzione. 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 Perla, ok. Wow, wow, wow. Crystal PvP qua. Sul ghiaccio. E mentre... Questa scena è bellissima. Il warden che ce l'ha con uno di loro. E uno qua sta facendo Crystal PvP. È un 2v1. Didi Killa, tranquillo. Perché scappa? Boom. Dovete uccidere questo warden. Fatelo fuori, veloci. E nulla. Quanti colpi si farà dare prima di morire questo? Non ho capito. Guardate. Cioè, a lui piace essere colpito, non sto capendo sta cosa. Oh. Perla prima di essere colpiti dal raggio. Attenzione, attenzione. Boom. Ok, io penso che sto ragazzo si stia divertendo. Non sta veramente combattendo il warden, si sta solamente divertendo, perché boh. Quindi direi di lasciare a loro questa situazione. Bro, sei nudo. Sei nudo, bro. Tu sei nudo. Sei letteralmente nudo. Ecco, sì. Ma che sta succedendo qui? Ma è una lama verde, da dove è spawnato? Cioè, da dove vengono queste persone? Staranno documentando il tutto. No, questo è morto, questo è morto.
Sapete una cosa? Sono stanco di guardarli. Andiamo da qualcun altro. La prossima persona che andremo a trollare è Final Wolf YouTube. Eccolo qua. Però saremo un pochettino più gentili con lui, ok? Lo faremo confondere. Quello è poco ma è sicuro. Però utilizzeremo la testa. Mettiamo un'ape, ok? Partiamo con un'ape. L'ape, diciamo, è abbastanza innocua. Finché tu non la colpisci, è abbastanza innocua. Ne mettiamo sempre di più, ok? Ogni 5 blocchi un'ape. Lui è letteralmente lo spawner di api. No, è andato via, no. Dove è andato? Meglio ancora, nella sua base. La situazione qui si rende croccante. Mettiamo le api pure in casa sua. È estate, lo so, è estate. Dobbiamo simulare l'estate, ok? Questo è ciò che succede in estate. Buona fortuna. Fossi in te, non colpire le api. Perché se ne colpisci una è finita. Le api sono tipo le mosche in estate. Io non c'entro nulla, è colpa dell'estate. Quando fa caldo, ciò che succede. Oddio, ha la casa piena di api. Veramente, cosparso di api. No, dove è andato? È scomparso ancora. Eccolo, è qui, è qui, è qui. Hai giusto 2-3 api in casa, nulla di che. Sapete una cosa, gliele metto altre. Ma ci sono pure le apine piccole. Oddio, mai viste. Oddio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ripo orecchie. Tanto le api scompariranno, ragazzi. Ci sta un clear lag su Coral, quindi non preoccupatevi. Questi troll sono totalmente innocui. Se qualcuno dovesse morire, gli restituisco le cose come se non fosse mai successo. E li premio anche, perché giustamente io non è che trollo e poi vado via e mi diverto. Ma mi assicuro che la persona si diverte innanzitutto, perché giustamente è una cosa abbastanza insolita vedere tutte queste api. Infatti sta cercando di risolvere, però non penso che riesci a risolvere chissà quanto così, eh. Però diciamo che ha la casa infestata di api e abita da solo, tra l'altro, sto ragazzo. Ma se vede una cosa ne metto altre di api. A lui piace, non si è ancora lamentato. Mi ha chiccato Coral, bro. Non si è ancora lamentato delle api. Una normale giornata nella Coral SMP. Guardate, normali api. Non nulla, non è nulla. Tranquilli, tranquilli. Metto un po' di api qua e là. Guardate, pieno di api. Sheesh! Se non sbaglio, dopo 5 minuti, se non erro, dovrebbero scomparire. C'è un tempismo giusto, perché nello scorso video, mi ricordo, piazzai un sacco di zombie e scomparvero tutti. Domi, sei tu? Sì, sono Domi, sono Domi. Ti piacciono le api? Se dice di sì, gliele metto altre. Sì, però un po' troppe. Ok, allora diciamo che te ne aggiungo un pochettino di più. Tutto qua, ok? Non ti preoccupare. Non succede nulla. Sono innocue. Ripeto, finché non ne colpisci una, stai a posto. Ok, facciamo un giretto. Refilliamo tutto sto corridoio. Devono esserci così tante entità veramente che non ci dovrebbe capire nulla. Raga, forse è esagerato? Forse. Giusto un pochettino, ok? Giusto un pochettino esagerato. Ma giusto un pochettino. Giusto un pochettino. Ok, per giustamente premiarti per la sopportazione giustamente di questo video, ti consegnerò un qualcosa di molto croccante, ok? Quindi facciamo così, molto velocemente. Slash kit, ti do un kit più potente. Ti do un kit night. Prendilo, tutto tuo. Prendilo, tutto tuo, tutto per te. È un regalo offerto dalla casa. Così non solamente ti terrà le api, ma bensì anche un kit. Ok, direi che questo ragazzo l'abbiamo reso felice. Gli ho dato un'armatura in diamante full prot 4, ok? Non volevo dargli una roba troppo OP, perché alla fine, ripeto, le api sono innocue e prima o poi scompariranno. Come faccio con le api? Tranquillo, ripeto, scompariranno. Non ti preoccupare, ok? Però direi che è giunto il momento di trollare la nostra prossima vittima. La nostra vittima finale sarà lui, Jody Pescatore. Bene, in questo momento sta lavorando alla sua farm. Giustamente non vorrei dargli troppo fastidio. E non è messo troppo bene. Quindi direi di mettere un po' di diamond ore in giro. Facciamo così. Ah, sapete una roba? Slash wonda. Faccio una roba ancora più figa. Ora utilizzeremo la word edit e metteremo dei diamanti in questo punto esatto. Ok, mettiamoli magari tipo qua, dietro questo muro. Qui mettiamo boom. Poi spectator. Andiamo qui e facciamo boom. Perfetto. Vediamo se funziona. Ok, c'è il muro di distacco. Lui non potrà capire cosa ci sarà qui. E gli mettiamo dei diamond ore. Croccante, giusto? Facciamo così. Perfetto. Voilà, guarda qua, guarda qua. Guarda dietro. E se metto adesso un animaletto, summon. Fatemi pensare, cosa potrei mettere qui? Una barca. Oddio. Non erano i piani. Oh, un diamante, scavalo. Altri diamanti, scavali. No, dovevo andare così. Ok. sì. Scavali, tranquilli, non ti preoccupare. Non succederà nulla, ok? Non succederà nulla. Sto ancora scavando?
Non si è accorto che tutti i muri adesso sono in bedrock, quindi non potrà più tornare indietro. Però può uscire da sopra. No, e niente, mi sono fatto fregare io così però. Aiuto, bug. Vuoi vedere cos'altro è un bug? Questo, adesso te lo mostro. Adesso non ci sono più i diamanti. Era tutto un trip mentale, ok? Oddio! Aiuto, raga! Sto panicando. E se metto un pollo adesso per confonderlo ancora di più? Ora, c'è un pollo, ok? Un pollo. Sì, un pollo. Un altro pollo. Sta tipo guardando in giro dicendo, ma che cosa cavolo? Vai, 3 polli. 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 polli. Così a caso. Un axolotl qui. Ah no, quello era un pollo. È andato allo spawn. No, l'ho spaventato. Raga, aiuto. No, poverino. Ok, basta, Jody. Allora, facciamo così. No, tranquillo. Allora, facciamo così. RTP, ti tipo in una zona casuale. O così, oh. Ne abbiamo a peggiore. TP, Jody. Carpinnit. Perfetto. Ok, Jody, tieni. Ti do dei diamanti. Mi tolgo la vanish. Tieni, guarda, sono qui. Ciao, ero io. Adesso sai una cosa? Ti premio, ok? Ti premio. Vedi, sei fatto una risata. L'importante è quello, ragazzi. L'importante è quello. Slash kit. Gli do un kit. Gli diamo il kit cavaliere, ok? Mio cavaliere. Prendi, tutto per te. Diciamo così, ti do mezzo stack di diamanti. Tieni. E nulla, goditi la nuova casa. Spero che tu ti possa divertire e che giustamente il video ti piaccia. Perché esatto, noi ci vedremo domani alle 15:30 con un altro freschissimo video. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono sti troll. Ciao belli!